Piccoli in missione. Come sempre siamo in compagnia della redazione del Piccolo Missionario, che anche quest'oggi ci consiglierà le recensioni che troverete anche presenti all'interno della rivista alla sezione L'Albero dei Libri. Vi ricordiamo che la rivista del Piccolo Missionario è una rivista che si riceve solo in abbonamento postale, non si trova in edicola, quindi per maggiori informazioni potete contattare direttamente la redazione, che si trova in Vicolo Pozzo 1 a Verona. Ciao, sono Elena e oggi ho colto per voi tre nuovi libri dall'Albero dei Libri. Il primo è Sotto lo stesso cielo di Piumini e Sandrelli, edizioni Cartusia, consigliato dai 7 anni. Il secondo è Millie e Molly e Penny e Millie e Molly e Lily May di Jill Pitter, consigliato dai 3 ai 7 anni. Il terzo libro è Il grido del falco di Jill Lewis, edizioni Mondadori, consigliato dai 10 anni. Il primo libro, Sotto lo stesso cielo, di Piumini e Sandrelli, è un'edizione cartonata e coloratissima che racconta una traversata della speranza dalle coste del Nord Africa fino all'Italia in una limpida notte d'estate. E così, mentre i timori e le speranze dei migranti si intrecciano alla notte stellata, una mamma racconta al suo bambino la leggenda della Via Lattea. Allo stesso tempo, nelle note a margine e sul fondo della pagina, gli esperti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica danno le loro indicazioni sulla luminosità delle stelle, sulla distanza tra esse, e quindi è un libro molto interessante, soprattutto a chi si interessa magari di astrofisica, ma anche per la ricchezza della storia in esso raccontata. Il secondo libro, Millie e Molly e Penny e Millie e Molly e Lily May, sono in realtà due avventure di due amiche oramai famose soprattutto oltreoceano, in Nuova Zelanda. Le due amiche si interrogano su ciò che le riguarda da vicino, su temi attuali, quali per esempio in questi casi la gestione della rabbia e il difficile tema delle molestie. Sono libri che possono essere letti con i genitori, libri che, ancora meglio, se magari letti in classe, possono essere degli spunti di riflessione. Il terzo libro, Il grido del falco, di Jill Lewis, è il racconto di due amicizie, nate soprattutto grazie all'amore per la natura. Quando Callum e la sua amica Iona trovano un falco pescatore nelle terre della famiglia di Callum, in Scozia, ne rimangono affascinati e decidono così di seguire il suo percorso, il suo lungo viaggio verso l'Africa durante il periodo invernale. Grazie quindi all'aiuto di un GPS e di un'amica inaspettata, che si troverà ad aiutarli nel rintracciare Iris, il falco, sulle coste del Gambia, i ragazzi scopriranno non soltanto l'amore per la natura, ma anche che l'amore per la natura può divenire un ponte che unisce due paesi diversi e due culture apparentemente così diverse, come la Scozia e il Gambia, e comprendere il significato più importante dell'amore per la natura. E ricordiamo i libri: Sotto lo stesso cielo, dai 7 anni, di Piumini e Sandrelli, Millie, Molly e Penny e Millie, Molly e Lily May, di Jill Pitter, edizioni EDT, dai 3 ai 5 anni, e Il grido del falco, di Jill Lewis, edizioni Mondadori, dai 10 anni. Grazie come sempre al Piccolo Missionario e alla redazione per la loro preziosissima collaborazione.